Senti, e se Lorenzo del... No, ti prego, sparala! Pensavo. Lorenzo, decidi di cambiare sesso. Sì, è una cazzata. Beh, senti... No, guarda, aspetta un attimo, non ti abbattere. Pensiamo, cosa vuole la gente? Che l'amore trionfi? Sì, vabbè, però così 8 puntate non ce le tiriamo fuori. Li abbiamo fatti tornare insieme troppo presto. Ci ho ripensato, non è una patetica farsa, è uno squallido teatrino. Battuta. Vai. Benvenuti a bordo di questo volo destinato a Londra. Vai avanti. I voli Milano-Londra sono atterrati tutti i giorni da oltre 50 anni senza mai alcun problema. Mai. E finora milioni di persone hanno volato da Milano a Londra serenamente. Quindi non c'è nessun motivo per cui un pirla debba preoccuparci, no? Assolutamente no. E adesso? Certo! Vi ricordiamo che tra poco passeremo per servirvi una deliziosa colazione! Cappuccino, brioche, succo d'arancia e cappuccino caviale, champagne, birra, salsiccia, buon volo, grazie! Esci! Ma dov'è l'uscita dell'aereo? No, di là, vai di là! Ti chiedo scusa, Betty, non l'ho fatto apposta. È che quando vedo tanta improvvisazione, tanto disprezzo per l'arte, tanto petto in Dio, io non so resistere. Mi spieghi come fai a fare quella roba? Il missionario con voleto più carpiato? Sì. Cara Bettina, prima impari come si deve lo sbarzacadera con piroetta, poi ne riparliamo, poi... Non preoccuparti. Si stacca. Mi ricordo che una volta con un sassofonista albino abbiamo usato il phone in 7 modi diversi. Allora strappo io, sei pronta? 1, 2. Francesca! No, è che Betty non può rispondere, la bocca bloccata, sì! No, sta bene. È solo che è tutto il pomeriggio che si allena a fare pompini, per cui... Pronto? È riattaccato. Franci, ho capito perché non riesco a trovare l'uomo giusto. Sei lesbica! È che io non riesco a procurarle piacere oralmente. Non sai leccargliela! Sì, non sei bravo con la lingua. Ma è normale. Io ne ho conosciuto solo uno veramente bravo, cileno. Amarillo Granada Puentes, detto il formichiere. La prossima! Oh, Germana, senti, ho bisogno di una mano perché Felix ha fatto un casino e allora non mi fanno più entrare in casa. Sì, ciao Oscar, senti, sai per caso come si tolgono le macchie di fondotinta dall'Alcantara? Cosa stai facendo, Germana? Sono un po' indeciso, non so se mettere la X su ammoniaca o su acetone. Cioè, che cosa fai qua? Che stavo portando giù la spazzatura. Una signora mi ha dato un numeretto. Ho passato la prima selezione. Adesso c'è la prova scritta sugli smacchiatori. Senti, io non metto il fondotinta, non so cosa sia l'Alcantara. Tu un lavoro già ce l'hai, per cui per favore andiamo un attimo da te. Mi fai fare una telefonata. Io parlo con Felix e metto a posto questa situazione, chiaro? Senti, nell'Alcantara c'è il poliestere? Nella vostra testa c'è il poliestere, maledetti! Sì, c'è il poliestere. Credi che Felix mi assumerà? Sì. Cos'è questa volta? Sei testicoli? Il pene sotto la scialla? O gli piace farlo ricoperto di camembert?
Senso, ma chi se ne frega, è un colpo di scena. Ah, che colpo di scena, si sono lasciati 6 volte, anzi 7. Ma per questo, no, la gente pensa che finalmente è andata, invece zac, una nuova crisi. Perché? Perché hanno fatto tutto troppo in fretta, loro volevano, però in realtà non erano pronti. È il motivo della terza separazione. Appunto, 4 anni fa, ma chi se lo ricorda? Io come spettatore mi incazzerei. Ma te come spettatore ti saresti incazzata a minuto 2 della prima puntata, dai. Vabbè, si incazza pure l'attore comunque. Ci provasse, lo mandiamo in coma e buonanotte. Va bene, io vado. Ci vediamo domani. Però domani, finché non abbiamo trovato qualcosa, stai qua con me, a scrivere tutta la notte. Chi era? Tipo uno sparo. Che si vede? Niente. Veniva da sopra. La corsi. Fai vedere. Perché io? Perché sei un uomo? Sti cazzi! Se c'è un armato non è che non mi spara per la mia virilità. Ok, ok. Forse non era uno sparo. No, no. Era uno sparo. Allora bisogna fare qualcosa. Magari hai bisogno d'aiuto. Ma mica ci stiamo solo noi qua. Oh, ci abbiamo fatto 30 puntate con la storia di suo figlio Ricchio. Non glielo dobbiamo un minimo, eh. No? Chiamo la polizia. Oddio, magari si è sparata. Voglia sparare il ricchione.